saremo in classe te ne accorgerai. Per me può anche puzzare, purché non ci faccia passare dei guai, e che guai ci potrebbe far passare? Se ti scopre dei francobolli, te li porta via perché è un collezionista a sbaffo. Allora io non ho paura, non faccio collezione di francobolli. E poi cosa fa? Cosa fa? Può farti prendere uno di quegli spaventi. E allora sì che è terribile. Non la fate tanto lunga poi. Resterà qui solo fino alle 7. Chi te l'ha detto? È sempre così per le vacanze. Dopo le 7 viene un altro. Ma anche se restasse lui, avete paura che vi mangi? Lo sai chi era la medusa? Quella che diventavi di sasso quando la guardavi? Precisamente. Merluzzo è come la medusa. Se gli guardi gli occhi... Ce n'è uno solo che funziona bene. Tu sei d'accordo? Se gli guardi l'occhio, ti senti d'improvviso un freddo addosso e non ti puoi più muovere. Dici davvero? Proprio così. Lo sapete che si dice che sia stato un ragazzo ad acchiapparmi l'occhio? Fu ad Avignone, credo. Chi te l'ha detto? Uno dei grandi. Tirando dei sassi in cortile lo acchiapparono lì. Da allora odia tutti. Hai ragione, guardatelo come ci guarda. Quello che mi preoccupa è il siluro che gli abbiamo fatto mettere sulla sedia. Il siluro? Sì. Se era Filippara un altro, tutto finiva in una risata. Ma con lui la cosa diventa un guaio. Beh, comunque mica sei stato tu o io a mettere quel coso. Sei stato tu, piccolo. Ma io, me l'avete detto voi. Smettila di piangere, altrimenti se ne accorge. Se se ne accorge, mi metteva in prigione. Beh, in prigione no, perché non è permesso. Ma forse potrebbe ammazzarti di nascosto. Se lui viene al mio paese, lo faccio infilare con una canna di bambù. Tu senti, macaco, ci hai seccato con il tuo paese. Ma non fai che dire se vieni nel mio paese e se lui viene nel mio paese. Ma nessuno ci va nel tuo paese, stai tranquillo. Nessuno, neppure tu. La ricreazione è finita, il rica, presto. Fianco destro, ho detto fianco destro. Avanti, marcia. Fumatori di sigarette in primo banco. Via. Cosa fai tu lì con le braccia conserte? Fatti piacere. Ne sei proprio sicuro? Apri subito un libro. O uscirai da questo collegio soltanto quando andrai soldato. Seduto! Sono Mohamed! Imparatore! Fermi tutti! Cosa succede? Tornate ai vostri posti. E voi, bidello, venite qua. Levatevi il berretto davanti a me prima di tutto. Oh, scusa. Non sapete che dovete consegnare a me il biglietto di uscita dei signori che avete nominato senza il mio permesso? Ah, già, sì. Grazie, potete andare. Muhammad, in parlatorio. Piano, uscire in punta di piedi.
E ora i signori Lecoq e Corbeau sciranno nella stessa maniera, in punta di piedi. E ora gli altri studino e non facciano solo finta. Anche se vado a sedermi dietro la cattedra, non vi perderò di vista. Vai! Accidenti! Signori, chiunque sia stato, tengo ad esternare a costui la mia gratitudine per questo siluro così ingegnosamente fabbricato. Veramente un pensiero squisito se si pensa che siamo alla vigilia di Natale. Una cortesia che non dimenticherò tanto facilmente. E non mi guardate con quegli occhi imbambolati. Studiate invece! In vacanza del paese. Merluzzo se la prenderà con noi. Siamo fritti. Lavati la barba, baccalà! Signori, non voglio vedere nemmeno in uno di voi l'ombra di un sorriso. Anche se l'insulto mi viene da fuori, dalla strada. Quelli che gridano sono vostri compagni, non molto differenti da voi. Voi però, a differenza di loro, siete in mano mia. Voi non rappresentate per me che dei semplici passaggi. Ricordatevi. Signor Brancard. Venite un momento in corridoio, devo dirvi due parole. Ragazzi, state pure seduti. Grazie. Caro Branchard, devo comunicarvi un contrattempo molto spiacevole. Il signor Cernan, che avrebbe dovuto prendere il vostro posto alle 7. Avrebbe dovuto. Già, perché vi è umanamente impossibile. Sua madre è molto grave, ha ricevuto adesso un telegramma. Ah, veramente? Signor Franchard. Oh, scusatemi, mi è venuto spontaneo. A volte da giovani si fanno anche di questi trucchi così, ma temo che questa volta purtroppo sia vero. Sì. Ebbene, direttore, io sono a vostra disposizione. A mia disposizione. E fino a quando? Questo è il guaio. Cernan avrebbe dovuto restare per il refettorio e poi per il dormitorio, insomma, fino a domani mattina. Oh, non so più che pesci pigliare. Tutti se ne sono già andati, non siamo rimasti che voi ed io. Evidentemente. Se vogliamo che Cernan accorra al capezzale di sua madre, dovremo dividerci il servizio. Per esempio, si potrebbe... È semplicissimo, io potrei restare qui fino alle 8. Grazie. Poi... fare il refettorio, voi mi rimpiazzerete lì per una mezz'ora il tempo di andare a cenare in camera mia, di prendere qualche cosa, poi io ritornerei lì e mi occuperei del dormitorio. Grazie, voi mi rendete veramente un grande servizio e non eravate obbligata a questo. Il vostro turno scade alle 7, quindi... Lo so, non ero obbligato, sì, dal momento che bisogna farlo. E poi questo mi riporterà ai bei tempi, quando ero un giovane... maestro supplente a Carcassonne. Ma insomma, cosa fanno Merluzzo e Gatto Soriano in corridoio? Io mi sono stufato di far finta di studiare. Facciamo un muncito di protesta. Ma che fiori, quando dirò tre
avete fatto bene a interrompere il vostro velato di pecore in Bellis. Ho il piacere di annunciarvi che sarò io a rimanere con voi fino a domattina. Siamo a posto. E adesso studiate, non sono ancora le 7. Proficuo studio per la vigilia di Natale, signori, o meglio, miei cari ostaggi. Rompete le righe! Il mio professore, posso andare? Dove? Devo uscire. Io non esco, nessuno di quelli che sono qui escono. Sì, ma io sono invitata a cena fuori. Ah! Dal prefetto, dal sindaco, suppongo, eh? Oh, no, ma è per la cena di Natale, signor professore. E questa qui in refettorio non è una cena di Natale? Rimarrete a servire gli altri fino alle frutta. È già tutto pronto in tavola, signor professore. Appena avranno finito la minestra, porterete via le scodelle. Avanti, fate il vostro dovere. Marcia! Quello pur di scocciare qualcuno le va a cercare apposta. Eccomi qui, caro Blanchard. Andate pure a mangiare e fate con comodo, eh? Resterò io qui fino a vostro ritorno. Mi richiederò il più presto possibile. Beh, ragazzi, potete pure parlare fra di voi, non è proibito. Meno male che se n'è andato. Mi dava una vera oppressione allo stomaco. Purtroppo torna presto, ha detto. Già. Disgraziatamente. Ma io non ci capisco più nulla. Di solito la sera dovrebbe venire un altro. Ho saputo che Cernelli è dovuto partire all'improvviso e lui l'ha rimpiazzato. Guarda, se vuoi mangiare la mia minestra puoi farlo. Merluzzo, ti ha levato l'appetito? Oh no, ma se mangio qui non avrò più fame per la veglia. Quale veglia? Sono sicuro che vengono a prendermi. Dici? A quest'ora sarebbero già venuti. Alle volte succede che arrivano all'ultimo momento. Sono sicuro che mia mamma non mi lascia qui. Oh, le madri, sai, alle volte mica possono pensare sempre a noi. La mamma di Pic, per esempio, balla il cancane in teatro. Ho visto la sua fotografia sul giornale. Mia mamma non balla il cancane e verrà a prendermi. Sono sicuro, la conosco troppo bene. Galibelli, ehi, Galibelli, me lo sai dire che cosa sono gli ostaggi? Come no? Gli ostaggi? Sono i prigionieri che sei riuscito ad acchiappare. Mettiamo che noi due facciamo una guerra. Io prendo dei prigionieri a te. E tu? Dei prigionieri a me. Io non faccio prigionieri, li ammazzo. Se li ammazzi sei un fesso, perché da morti non ti servono più a niente. Già, che te ne fai? Al massimo li puoi sotterrare. Mentre se li tieni vivi, possono servirti. A che cosa? Tu per esempio dici al nemico, se tu mi ammazzi uno dei miei, io ammazzo uno dei tuoi. Se voi mi bruciate uno dei miei villaggi, io prendo 50 prigionieri dei vostri, gli infilo dei fiammiferi nelle unghie dei piedi e poi ci do fuoco. Allora il nemico si impaurisce e non fa più nulla di male. Si comporta da nemico onesto, insomma. Hai capito ora che cosa servono gli ostaggi? Sì, ora ho capito.
al mio paese una volta ci fu un bandito che prese degli ostaggi, erano europei bianchi, e siccome c'erano in prigione degli altri banditi, suoi amici, disse al governatore: o liberate i miei amici o ammazzo i prigionieri. Il governatore non liberò nessuno. Il bandito allora prese gli ostaggi e li tagliò in due con una bella sciabola di curva. Zacchete, zacchete, zacchete. Per traverso? No, per lungo. Ah. Zacchete, zacchete, zacchete. Siete di nuovo ammutoliti? Allegri, ragazzi, è Natale, no? E ho preso l'occorrente per lavarmi e rasarmi domattina. Bravissimo, vi ringrazio. Allora io posso andare, eh? E grazie ancora per il servizio che mi avete reso. Oh, direttore, per me dormire io in camera mobiliata. A proposito, a che ora faccio la sveglia domattina? Ma direi, il giorno di Natale non si può certo fare la sveglia alle 6. Facciamo alle 8, eh? Sì. Oppure anche alle 9 si potrebbe fare. Quando si svegliano, si svegliano. Arrivederci, direttore. Buonanotte e buon Natale, ragazzi miei. Buon Natale, direttore. La refezione è finita. Prendete posto ai vostri letti in camerata, sfogliatevi alla svelta e senza far tanto chiasso. Marci. Perché non ti spogli? Devono venire prima. Mia mamma, vieni di sicuro. È un po' tardi ormai, comincia a spogliarti. Ma se vengono a chiamarmi? Vuol dire che ti rivestirai. Detto in segreto. Cosa ti ha detto? Suo padre non gli ha scritto. Non è il solo. Merluzzo ha chiuso la tenda del suo sgabuzzino. Speriamo di sentirlo russare presto. Io non ho paura. Guarda cosa ho nascosto sotto il guanciale. È un bel tempino. Se lo sento venire di qua, se vuol far male qualcuno, io gli salto addosso e gli infilo l'occhio buono. È proprio scarogna, però. Tutti stasera sono a casa loro per il cenone di Natale. E a noi, rimasti qui, come consolazione ci hanno rifilato quel bestione con la barba. Povero mio, non ha torto a lamentarsi. È orfano, poveraccio. Sì, è triste essere orfano. Ma non so se sia meno triste per noi che abbiamo i genitori vivi, che non vengono a prenderci la notte di Natale. Lui almeno e gli altri orfani possono consolarsi pensando che se li avessero avuti ancora vivi sarebbero venuti a prenderli. E tu consolati pensando che siamo stati noi a voler rimanere qui. Sì, questo lo puoi raccontare agli altri. Ma io più ci penso
E più non mi va giù di essere orfana con i genitori di... Silenzio! Che piange una bambina! Silenzio! O esco fuori! La bella addormentata ci ha dato la buonanotte. E sta zitto, barba pidocchiosa! Vecchio stoccafisso barbuto! Silenzio! È proibito fingere di russare. Ehi! È proibito fingere di russare. Ma io non fingevo. Il primo che tenta di fare lo spiritoso lo chiudo alla ritirata in camicia da notte a piedi nudi. E ora dormite in silenzio. Marsh! Puzzo di baccalà. Perché è sposato la cuoca. La mamma com'era? Lo sai che non me la ricordo più. Com'era la mamma? Raccontami. Sì, la mia ragazza mi scrive ogni settimana. Sì, sì, non posso negarlo. Ho effettivamente due grandi spalle atletiche. Se incontro il Babbo Natale, vi chiedo di non parlare più in questo buffo modo. Anche se viene l'orco, glielo sfido duello con la mia scimitarra e gli dichiaro guerra col mio esercito di soldati di piombo. Mamma, sto aspettando, sono quasi pronto. Appena arrivi, mi vesti in un battibaleno. Babbo Natale, vorrei tanto camminare in una foresta di birilli grandi grandi, di tutti i colori. Padre, inelabile padre mio, perché mi hai mandato a studiare in questo brutto paese, dove i bambini sono tutti bianchi e si mangia sempre la mimetla di cavolo nero? Un pesce. Io lo pesco e lo faccio fritto con tante caramelle di contorno. Thank you.
sai che è uscito fuori? È di là. Io non l'ho sentito. Aveva le pantofole. È andato al lavabo con il rasoio in mano. Mi ha fatto una paura. E ora cosa facciamo? Mi piacerebbe restare a letto, ma ho fame. E tu? Io sono stanco di stare a letto. Mi piacerebbe andare a giocare in cortile. Ma ci si potrà alzare? Prova, vedremo quel che succede. No, guarda! Cosa c'è? Soldatini di piombo nelle mie scarpe! Sono piene! È stata mia mamma certamente a mandarmele. E sinceramente, curioso, guarda! Sulle mie c'è un'automobilina! Incredibile! Ma anche gli altri, guarda! Nelle scarpe di tutti gli altri! Ma questa è veramente bella! 4 pacchetti di sigarette, 2 per scarpe! Anch'io, della stessa marca di quelle che si fumava ieri sera in cortile! Veramente curioso! In una delle mie scarpe c'è una scatola di matite colorate e nell'altra un pacchettino di riso. Sulle mie c'è una palla! Cioè, pensare che ieri sera mi hanno messo il castigo per la palla! Guarda, guarda cosa c'è sulle mie! Un pacco di birilli! Nelle mie un libro della caccia all'elefante! Guardate io, guardate io! Ma chi sarà stato? Attenzione, tutti a letto! Beh, che cosa succede? Cos'è questa roba? Un pacco di birilli. Cosa vuol dire? Ci ho trovati nelle mie scarpe. Guarda, guarda. Beh, ragazzi, siete tutti svegli ora, no? Potete anche alzarvi. Arrivederci più tardi. No, arrivederci, signor direttore. Quell'idiota di Robert! Poteva anche star zitto, no? Va a raccontare tutto al direttore! Idiota, concentrato di imbecille! Cretino al cubo, ecco quello che sei! Perché? Cosa ho fatto? C'era bisogno di spiattellare tutto al direttore! Ma non capisci che lo cacceranno via? Chi? Lui! Il direttore? Ma no, razza di anguilla marinata! Lui, il barbuto! E lui che ha messo i regali nelle scarpe! I regali li ha fatti Babbo Natale. E tu ci credi a Babbo Natale? Sì, ed è giusto che ci credo. E ci credo anch'io che sono il più grande di tutti voi. Babbo Natale io l'ho visto con i miei occhi. Stanotte? No, non stanotte, a casa mia. Quando ero piccolo. Aveva davvero una grande barba bianca? No. Quando l'ho visto io non aveva la barba. Avevi i bigodini in testa? Rassomigliava come una goccia d'acqua a mia mamma in camicia da notte. Allora tu vorresti dire che è stato Merluzzo? Merluzzo no, non si dice più. Si deve dire il signor Blanchard. Il primo che lo chiama ancora Merluzzo, gli tiro uno di quei calci che lo faccio diventare gobbo di colpo. Intesi? Io non ci credo che è stato lui. Io ci credo perché l'ho visto io con i miei occhi. E lo svedo, non riuscivo a dormire. Ma allora è terribile. Perché? Beh, come professore supplente non è il becco di un quattrino. Con questi regali avrà speso tutti i suoi risparmi. E noi? Noi in compenso l'abbiamo infilato con un siluro. Siamo veramente delle carogne. E se anche noi gli regalassimo qualche cosa? Mettiamogli qualche regalino nelle scarpe. Giusto! Bravo! È un'idea luminosa. E no, stai di guardia, attento che non ritorni. Presto, presto, ragazzi, che fra poco arriva. Accidenti, che misura di scarpe. Deve essere un 45 ardito. Io ci metto questo tagliacarpe a modi autentico. Me l'ha mandato mio padre dall'Africa. Bravo, è veramente molto bello. Vedete, metteteci questo come mio regalo. Cos'è? Uno smeraldo. Me l'ha regalato mio zio. Ma forse è troppo di valore. Mio zio non mi piace, anche detto smeraldo. Non me ne importa nulla. Ma allora non va bene se non te ne importa nulla. Noi dobbiamo regalargli non cose di grande valore, ma cose alle quali noi teniamo molto, capito? La stilografica, per esempio, o il salvapunte. Tu, Pic, cosa gli regali? Il mio temperino. Accidenti, sembra un coltello a serramanico. L'ha tenuto tutta la notte sotto il guanciale per difesa. Vedete, questo è un pacchetto di caramelle. Ne ho succhiate soltanto qualche una, ma sono quasi tutte come nuove. Bravo, vanno benissimo. E tu cosa metti? Di che paese è? Nessuno può dirlo. E allora come fai a sapere che è rarissimo? Perché come questo?